L'evangelizzazione nel Rio Grande do Norte, stato del nord-est del Brasile, fu iniziata nel 1597 da missionari gesuiti e sacerdoti diocesani, provenienti dal cattolico Portogallo, cominciando con la catechesi degli indios e con la formazione delle prime comunità cristiane. Negli anni seguenti ci furono sbarchi di francesi e olandesi, intenzionati a scalzare dai luoghi colonizzati i portoghesi. Gli irlandesi ci riuscirono nel 1630, di confessione calvinista, accompagnati dai loro pastori, determinarono nella zona fino allora pacifica una restrizione della libertà di culto. In pratica i cattolici furono perseguitati. All'epoca nel Rio Grande do Norte c'erano soltanto due parrocchie, a Cugnau, la parrocchia della Madonna della Purificazione o delle Candele, guidata dal parroco Don André de Soveral, già membro della Compagnia di Gesù a Natal, e la parrocchia della Madonna della Presentazione, il cui parroco era Don Ambrosio Francisco Ferro. Ambedue le parrocchie furono vittime della dura persecuzione religiosa calvinista. I fedeli di Cugnau furono massacrati il 16 luglio 1645 insieme al loro parroco. Presi dal terrore di quanto accaduto a Cugnau, i cattolici di Natal cercarono di mettersi in salvo. Un gruppo di 80 persone improvvisò una palizzata nel territorio di Potengi, a 25 km da Fortaleza. Fu tutto inutile. Uomini, donne e bambini vennero inviati dalle autorità olandesi in un posto stabilito ad Urucu, nei pressi dell'omonimo fiume. Il 3 ottobre del 1645 furono uccisi lì da alcuni soldati e da circa 200 indios comandati da un capo indigeno, Antonio Parobapa, il quale, convertitosi al protestantesimo calvinista, nutriva una vera e propria avversione verso i cattolici. Tra le vittime del massacro ci fu anche una coppia di sposi. Dei due ci è giunto solo il nome di lui, Malodel Rodriguez de Mura, tramite il racconto di quel che accadde a sua moglie. In seguito all'uccisione del marito, alla donna che lo compiangeva furono amputati mani e piedi. Morì al suo fianco dopo 3 giorni di agonia. Il nulla osta per l'inizio della loro causa, compreso in quella che raggruppava sia le vittime di Cugnau sia quelle di Natal, almeno alle 30 accertate in tutto, porta la data del 6 giugno 1989. L'inchiesta diocesana fu quindi aperta nella diocesi di Natal nello stesso anno e si concluse nel 94. Il 25 novembre del 94 giunse il decreto di convalida dell'inchiesta diocesana. Il 28 ottobre del 97 si svolse la riunione dei consultori storici della Congregazione delle Cause dei Santi, cui seguì nel 98 la consegna della Positio Super Martirio. Il 23 giugno dello stesso anno i consultori teologi si pronunciarono favorevolmente circa il martirio dei 30 brasiliani. Il loro giudizio positivo fu confermato il 10 novembre seguente dai cardinali e vescovi membri della congregazione. Il 21 dicembre del 98 il Papa San Giovanni Paolo II autorizzava la promulgazione del decreto con cui Padre André de Soveral e i suoi compagni venivano dichiarati martiri. Lo stesso pontefice li ha beatificati il 5 marzo del 2000. Il 23 marzo del 2017 Papa Francesco ha approvato i voti favorevoli dalla sessione ordinaria dei cardinali e vescovi, membri della Congregazione delle Cause dei Santi, circa la loro canonizzazione, senza un ulteriore miracolo, celebrata dallo stesso pontefice domenica 15 ottobre 2017. Di conseguenza, Manuel Rodriguez de Mura e sua moglie risultano essere la seconda coppia di sposi canonizzata insieme, nonché la prima in cui entrambi i membri sono sia martiri sia santi. Si ringrazia Antonio Borrelli ed Emilia Flocchini per il sito santibeati.it. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il santo di oggi, anche se poi la rubrica comprenderà un'apparizione di Nostro Signore proprio in questa data, Nostro Signore della Misericordia. Ma che cosa dire di questa vicenda, di questo momento, di questa coppia, di questi sposi che vivono un dramma nel dramma? Il dramma sicuramente maggiore la vive la donna, che lei che in questo momento non solo vede suo marito morire, ma agonizzerà per 3 giorni. Ecco, quindi questo terzo giorno in cui tanto è caro al Vangelo, dopo 3 giorni il Signore risorge.
Ecco, ancora una volta noi vediamo anche nei segni terribili la presenza del Signore. Questa coppia ha sicuramente un grado in cielo notevolissimo, perché già in terra viene canonizzata come la seconda coppia di sposi canonizzati insieme, in cui, nonché la prima in cui entrambi i membri siano sia martiri sia santi. Ecco, già la gloria di questa famiglia è già qui sulla terra, figuriamoci in cielo. E veramente oggi che il Vangelo, oggi questo video viene realizzato nel 2021, la Santa Chiesa parlerà di questa situazione dei matrimoni, veramente questa coppia di santi possa in qualche maniera aiutarci a vivere il matrimonio in una fase realmente divina e fare in modo che tutto possa superarsi, che veramente quella formula in cui lo sposo dice la sposa e così il contrario, che si possa essere insieme nella felicità come nella disgrazia, in salute e in malattia finché morte non ci separi, non sia solo una formula ma sia una realtà per tante tante coppie. Ecco, io spero veramente che una coppia come questa, che già la gloria li ha portati, li ha elevati fino a qui, fino alla dichiarazione che la Chiesa ha detto siete i primi da una parte e i secondi dall'altra, possa veramente in cielo creare una intercessione potente a questo che è il male del secolo, ovvero non solo il divorzio in quanto forma di distacco da Dio, ma soprattutto il divorzio come forma per un così, perché non si crede più in un sacramento, perché non si crede più che la persona possa migliorare. Ecco, io penso che molte volte ci siano nei divorzi anche delle giuste cause, questo sicuramente può essere vero, ma la maggior parte sicuramente è un fatto di coppie andate in crisi, perché probabilmente non riesce neanche a gestire se stessa, e figurarsi se si riesce a gestire anche l'altra persona. Quindi veramente che il Manuel Rodriguez de Mura e sua moglie possono aiutare queste coppie soprattutto a vivere bene, in virtù anche del fatto dei danni che possono succedere anche ai figli vedendo due genitori che non vanno d'accordo. Se l'ho dato Gesù Cristo. La.